Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua per la lezione del mercoledì sera. Come sapete, il mercoledì sera è lezione per livelli intermedi, comunque per persone, praticanti che seguono i corsi di lezione di Iyengar Yoga da almeno 2 anni o che comunque abbiano una pratica che gli permette di essere sia in Sirsasana che in Sarvangasana per 5 minuti. Gli attrezzi che servono, come consuetudine, ovviamente il tappetino, le coperte, mattoni, cintura, booster e eventualmente anche sedia, però magari quell'oggi non è detto che lo utilizzeremo, per cui diciamo non abbiamo bisogno di grandissimi attrezzi. La pratica questa sera è aperta a tutti, eventualmente se ci sono delle signore con le mestruazioni, questa sera non è proprio nelle lezioni più indicate, sicuramente non nelle posizioni rovesciate e non nelle posizioni addominali, per cui in quel caso, quando facciamo queste posizioni, eseguite delle posizioni a terra, supine come Supta Virasana, Supta Baddha Konasana, anche se tu Baddha Sarvangasana, quello come alternativa vanno bene. Direi di iniziare. Oggi fa un po' più fresco, per cui le temperature sono un po' abbassate con la pioggia di ieri, di oggi, l'umidità. Comunque mettiamoci seduti in Dandasana, allungate le inguine e gli alluci le gambe, poi ricaricate leggermente le gambe. A questo punto prendete l'interno del ginocchio, piegate il ginocchio alla gamba destra, poi piegate il ginocchio alla gamba sinistra, mettendo le mani all'interno delle cosce e portate i piedi sotto le cosce stesse. Portate le mani sui polpastrelli, appoggiate le mani sui polpastrelli e da lì, inspirando, sollevate il torace, allargate le clavicole e ruotate le spalle indietro. Ora portiamo le mani giunte con la base dei pollici alla base dello sterno, mantenete i gomiti paralleli al pavimento e le clavicole parallele al pavimento. Chiudere gli occhi. 3 respiri profondi, eseguire 3 respiri istintivi e naturali. E poi cominceremo invocando 3 volte la vibrazione dell'Om e il mantra dell'invocazione a Patanjali. Ispirazione, sollevare la testa e dolcemente aprire gli occhi. Bene, iniziamo dai piedi. Prendete 2 mattoni. Allora, vediamo la posizione che conoscete bene, però vi spiego ancora una volta, di Ardha Uttanasana, prima di Uttanasana, per
per cui metteremo i due mattoni, all'inizio sono un po' freddi, diciamo, per cui andiamo progressivamente nella posizione, ci manteniamo con i piedi paralleli della larghezza delle spalle, allungando tutti i dei piedi, stirando le ginocchia, sollevando le rotole e mantenendo le mani sulle fianche all'altezza delle teste del femore. Assorbite il sacro, sollevatelo sul pubblico, portate indietro l'interno delle cosce e in avanti l'esterno delle cosce. Inspirare e espirare, ruotare il bacino sulle teste del femore fino a portare il bacino parallelo al pavimento, mantenete l'azione dei piedi e delle gambe descritte e spostate le mani dai fianchi e i mattoni sotto le spalle. Mantenete le mani sotto le spalle, le dita rivolte in avanti come se fossimo in Adho Mukha Svanasana. Allungate le braccia stirando i gomiti e allargate le clavicole, per cui non chiudete le spalle, mantenete le spalle bene aperte e guardate in avanti. Inspirate ed espirate dalla posizione. Quando inspirate, concentratevi nell'inspirazione ad allargare questa zona, la zona inferiore della cassa toracica, delle costole fluttuanti, per cui continuate in tutta l'inspirazione, nella fase intermedia, centrale, superiore del torace, ad allargare la cassa toracica. Quando espirate non crollate, rimanete con la schiena estesa, e espirate, e svuotate l'addome, portando l'addome in dentro, verso la schiena, verso il diafragma toracico, chiaramente. Bene, adesso abbassate i mattoni una alla volta, vi appoggiate sui polpastrelli, sempre sui mattoni. Ora riportate le mani sui fianchi, con le dita rivolte in avanti, ruotate le spalle indietro e inspirare, venire su. Per cui sempre in posizione di avvicinamento e allungamento in avanti. Adesso vediamo Adho Mukha Svanasana, il crano testa in giù, per cui spostate temporaneamente i mattoni. Davanti a voi, mettetevi sempre con i piedi della larghezza delle spalle, come ho visto prima per Ardha Uttanasana. Venite giù, come nella posizione precedente. Adesso siamo qua un po' più caldi, appoggiamoci sui polpastrelli delle mani e appoggiamo tutte le mani a terra. Se non riuscite, magari oggi siete un po' rigidi, più freddi, a mettere le mani a terra, sentite che avete difficoltà nella schiena ad allungarla, piegate leggermente le ginocchia, va bene lo stesso. In tutti i casi fate un bel passo indietro col piede destro, in modo da mantenere il piede destro in linea con la mano destra e il piede sinistro in linea con la mano sinistra, da qua tenendo le gambe dritte e i talloni sollevati, per cui i talloni sono perpendicolari al pavimento, estendete però le dita dei piedi in avanti e sollevate i talloni dalle mani, premete dalla punta delle mani alla base delle dita delle mani, tutte le cinque dita, allungate da lì le braccia fino alle spalle, allontanate le spalle dalle orecchie, allontanate le spalle delle orecchie, allungate i due lati del torace verso gli inguini frontali, portate il torace indietro, mantenete le gambe ben estese, le rotole sollevate, portate indietro i talloni, i polpacci e le cosce posteriori indietro per Adho Mukha Svanasana, portate il torace verso il busto, verso le cosce e la testa verso le mani, verso il pavimento. Respirate, respirate ancora una volta in postura. Ora, piegate le ginocchia, riportiamo un piede alla volta in avanti, Ardha Uttanasana, mani sui fianchi e inspirare, venire su. Adesso facciamo di nuovo Uttanasana, prendendo i gomiti, Baddhasana, no? Per cui la chiusura dei gomiti con le mani. Per cui prendete la posizione precedente, inspirate, allungate le braccia, con la mano sinistra prendete il gomito destro, e con la mano destra passando da sopra il gomito sinistro, inspirate, espirate, fate un Ardha Uttanasana come se ci fosse i gomiti appoggiati, poi continuando la rotazione del bacino, l'allungamento in avanti della schiena, portate verso il pavimento i gomiti, la testa verso il pavimento, la sommità del capo verso il pavimento e allungate bene tutta la schiena. Mantenete, tolgo un attimo le mani dei gomiti, la pressione sull'esterno dei piedi, soprattutto in questa parte qua ben tesa, in modo da estendere bene il dietro le cosce, estendete bene la schiena, non chiudetela, estendetela per non riflettere completamente e rimanete lì,
in posizione, teniamo la posizione un po' di minuti. Concentratevi sul respiro, ogni volta che inspirate allargate la parte bassa centrale della schiena. Quando espirate svuotate l'addome verso la schiena, verso il diaframma toracico. Cambiate la presa di gomiti. Espirate, inspirando, sollevate laddove il torace, le braccia, le spalle e Urbastasana, Tadasana. Bene, dopo questa serie di allungamenti in avanti dai piedi, ci mettiamo in posizione prona, supina. Munitevi di una cintura. Prendiamo la cintura, creiamo un'asola, diciamo la metà della larghezza del torace. Ok, così. Poi mettete in posizione supina e pratichiamo Sutta Palangustasana, per cui la posizione 1 di allungamento frontale verso l'alto della gamba da sdraiati. Per avere più precisione nell'allineamento usiamo la parete per appoggiare il piede inferiore. Per cui tolgo un attimo qua gli attrezzi. Ovviamente dovete prendervi uno spazio in modo da avere la parete più vicina a poter mettere i piedi in appoggio, per cui ci mettiamo in Sutta Tadasana, i piedi contro la parete, siamo sdraiati in Sutta Tadasana, i piedi sono perpendicolari, per cui i piedi questa volta spingono non più il pavimento, come in Tadasana normale i piedi, ma spingono la parete di fronte a noi. Adesso prendiamo la cintura che abbiamo creato con l'asola, e mantenendo l'azione sulla gamba d'appoggio di Sutta Tadasana, per cui i talloni spingono in giù e in avanti, allunghiamo dagli inguini agli alluci e dal quinto dito allunghiamo il fianco della gamba verso di noi. Per cui mantenendo l'azione sulla gamba sinistra, piegare il ginocchio della gamba destra, mettete la cintura al tallone anteriore del piede destro e allungate la gamba destra verso l'alto, per cui la gamba è dritta, ok? Tirate, spingete a terra in avanti il piede sinistro e tirate verso di voi il piede, no? Verso il bacino, per cui come se il tallone andasse verso la testa del femore. E continuate ad allungare però l'alluce di destra in su e rilassate tutto l'addome, il fianco di destra, in modo che l'addome, il fianco di destra scenda verso la schiena, verso i lombari che dovrebbero andare a terra. Se non vanno a terra, può darsi che la cintura sia un po' corta, in quel caso allungatela, date un po' più di spazio, in modo da non tirare troppo in fretta all'inizio. Mantenete la scapola e la scapola, la spalla destra giù a terra. Bene, cambio, rimango in questa posizione, così adesso vedrete l'allungamento sulla gamba sinistra. Sutta Tadasana, piegate il ginocchio della gamba sinistra, mettete la cintura all'interno del piede sul tallone anteriore, continuando nell'azione del piede della gamba destra descritto da prima, allungate la gamba sinistra verso l'alto per Sutta Palangustasana 1 a sinistra. Mantenete l'azione del piede destro, vi raccomando, non concentratevi solo sull'allungamento della gamba superiore, tirate verso di voi in modo che la spalla sinistra scende verso la scapola sinistra, tutta la schiena, specialmente la parte lombare, aderisca a terra, per cui portate l'addome verso la schiena. Sentite le differenze tra un lato e l'altro. Ebbene. E togliamo il piede, pausa. Adesso vi giro un attimo verso di voi e facciamo Ekka Prasarita Padottanasana 3.
per cui l'allungamento delle gambe con una grande distanza tra le mani e le braccia, con le gambe a 90 gradi. Faccio vedere la posizione in posizione laterale, credo sia la più visibile, diciamo, dal punto di vista dell'insegnamento, per cui rimaniamo in Supta Tadasana. Questa volta inspiriamo, allunghiamo le braccia indietro e agganciate i pollici tra di loro. Tirate con i pollici per allungare le braccia indietro in Supta Upasthasana, poi raccogliete le gambe, unite i piedi e le ginocchia, sollevate, mantenendo la schiena a terra, i piedi e le ginocchia e estendete i talloni in avanti, questa azione con i piedi. Inspirate, mantenete tutte le braccia a terra, le spalle a terra. Se non toccano, mettete un supporto sotto le braccia, una coperta per esempio. Ed espirate dai piedi, allungate le gambe verso l'alto. Inspirate, pausa, espirate, non fate delle respirazioni profonde, altrimenti l'azione arriva tutto sugli addominali, sui muscoli e poco sugli organi addominali, che è quello che interessa più a noi. Per cui una respirazione un po' più superficiale, cercate di non contrarre gli addominali esterni, ma di utilizzare gli addominali profondi, per cui mantenete tutta la spinta, l'allungamento delle gambe, come se steste spingendo i piedi, dietro i talloni, dietro le cosce in avanti, come facevate in Ardha Uttanasana, e mantenete l'addome giù verso la schiena, tutta la schiena aderire al pavimento, fino alle spalle, le braccia a terra. Inspirate ed espirando piegate le ginocchia, portate i piedi a terra e espirando portiamo le braccia in avanti. Bene, se mi metto in posizione frontale per vedere questa posizione, che è sempre un allungamento delle gambe, lo chiamiamo Eka per Sarita Palottonasa, Eka perché è una gamba alla volta. Praticamente la posizione che ho fatto precedentemente, utilizzando la cintura, per allungarci però di lato. Guardate prima vi mostro la posizione, vedete per qui, Supta Tadasana. Mettiamo la cintura, questa volta accrociamo un po' il capo, che è la metà di prima, la mettiamo al tallone del piede destro. E allunghiamo la gamba destra in alto come per Supta Padangustasana 1. Ora con la mano opposta prendiamo con la mano sinistra il piede destro e allungate il braccio destro lateralmente. Da questa posizione qua ruotate sul fianco sinistro della coscia sinistra, per cui ruotate sul fianco sinistro della coscia sinistra e allungate il piede, la gamba di destra verso sinistra. Tirate con la mano sinistra verso di voi il piede fino a sentire l'allungamento della testa del femore. E mantenete la spalla e il braccio destro a terra, ruotate la testa verso destra. Allungate dall'inguine all'alluce di sinistra in avanti, che è la parte della gamba sul pavimento, allungate dall'inguine all'alluce destro verso sinistra, tirate verso di voi il piede, dovete sentire che tirando il piede arrivate qua, e mantenete la testa ruotata verso la mano destra. Espirate e inspirando tornate su, togliete la cintura, sull'altro lato, Supta Tadasana, pieghiamo il ginocchio della gamba sinistra, mettiamo la cintura con la mano destra dall'interno al tallone anteriore del piede sinistro e allunghiamo la gamba sinistra in su, allungate il braccio sinistro verso sinistra e ruotate sul fianco della coscia destra, per cui andate a finire proprio sul fianco, e allungate tutto la gamba, il piede sinistro verso destra, ruotate la testa a sinistra, Eka Pasarita Palottanasana 1, laterale, allungate, immaginate di essere in piedi, no? Come se foste in piedi, e state facendo una posizione di allungamento della gamba verso la parte opposta, se siete qui, ovviamente siamo a terra, girate la testa verso la mano sinistra, mantenete tutto il braccio sinistro attivo, la spalla sinistra a terra, allungate dall'inguine all'alluce di destra tutta la gamba inferiore a terra e allungate dall'inguine all'alluce di sinistra verso destra la gamba sinistra. Tirate verso di voi, in modo che questa azione qua, la gamba ritorni verso il fianco. Espirate e inspirate lentamente. Sentite questa zona qua che si estende, non si deve flettere. Eh? E inspirando tornate su. Togliete la cintura. Bene. Adesso direttamente qua, in posizione laterale, rifate Urva Prasarita Palottanasana 3. Per cui inspirare, allungate le braccia indietro, sollevate i piedi e le ginocchia unite, estendete i talloni, inspirare, espirare, allungare le gambe di 90 gradi. Urva Prasarita 3. Mantenete questa posizione qua
fin quando diamo il cambio, per cui inspirando, respirando, portate l'addome dentro, verso le lombari a terra. Sentite se in questa seconda serie, dopo queste due posizioni precedenti, vi sentite più fluidi, più flessibili, più aderenti al pavimento. E ispirando venite giù. Bene, rimaniamo in questa fase facendo tutte le angolazioni di queste urva prasarita, per cui il 3, il 2, il 1, per cui 90, 60 e 30 gradi. Per cui ci mettiamo a terra, rimaniamo nel tappetino, sutta Urvastasana, allungate le braccia indietro, agganciate i pollici, sollevate i piedi e le ginocchia unite, inspirare, espirare, urva prasarita, Pottanasana 3, allungate le gambe di 90 gradi, respirate poco, senza profondità, mantenete giù la schiena a terra, l'addome verso la schiena, e espirate, portate le gambe in avanti a 60 gradi, senza piegare le ginocchia, continuate ad allungare le braccia indietro, e adesso scendete, gambe a 30 gradi, e torniamo con le gambe a 60 gradi, e ritorniamo con le gambe a 90 gradi, piegiamo le ginocchia, piedi a terra, pausa. Vipada Paramuktasana, piegate le ginocchia, piedi uniti, portate le cosce verso di voi, mantenete i piedi uniti e lasciate che tutta la schiena aderisca a terra. Rilassate un attimo, sono in questa fase di recupero per poi la seconda serie di queste sequenze che faremo per quel punto due volte. Bene, piedi giù, siamo pronti? Adesso facciamo però un percorso al contrario, per cui giochiamo un po' in questa posizione. Inspirate, sutta Urvastasana, cambiate la presa ai pollici, ok? Sollevate le gambe, mantenete i piedi e le ginocchia unite, fate aderire bene tutta la parte inferiore della schiena a terra, per cui l'addome verso la schiena. Inspirate ed espirate, andate lentamente e direttamente a 30 gradi. E inspirate, espirate, gambe a 60 gradi. E espirate, inspirate, gambe a 90 gradi. Rilassatevi, allungatevi completamente tutta la parte posteriore del corpo, dai talloni agli igli posteriori, dal coccige alla testa. Le braccia belle adese a terra, l'addome che scende verso la schiena, respirate. Anche qua allargate la zona inferiore della cassa toracica quando inspirate. Riempite bene i polmoni e allargate la cassa toracica. E espirate, piegare le ginocchia e portare le braccia in avanti. Vipada Paramuktasana, rilassate la schiena. Bene, adesso continuiamo con le posizioni, diciamo, addominali, prendiamo una sedia per preparare Parikurna Navasana, la barca, la posizione in cui c'è la sensazione in posizione di rimanere sulla barca. Vediamo un avvicinamento, un po' didatticamente parlando, un po' più morbido, per cui prendiamo una sedia. Prendiamo una sedia di fronte a noi. E intanto facciamo la preparazione che è Dandasana con le braccia in su, per cui Urvastasana in Dandasana, per cui vi mettete con i piedi uniti, radici uniti, spostate la carne dagli ischi di lato e posteriormente, mantenete le mani vicino ai fianchi con le dita rivolte in avanti, allungate dagli inguini agli alluci le gambe e dal quinto dito verso di voi, spingete il talone a terra, fate scendere dietro le ginocchia, espirate. E inspirando sollevate l'osso pubico verso l'ombelico, l'ombelico verso l'esterno, lo sterno verso il centro della gola, attaccate le clavicole e assorbite le scapole nella schiena. Poi siamo in Dandasana, ora Urvastasana Dandasana, tirate sulle braccia, portate la pelle interna delle braccia indietro, la pelle esterna in avanti, in Urvastasana in Dandasana. E respirate.
Bene, e espirando dal naso, sentite come c'è questo bello stiramento, no? Dell'addome, della schiena, dei fianchi quando andiamo in questa posizione qua. Ora, Paripurna, cioè Paripurna Navasana, dovremmo mettere senza la sedia le gambe in alto, oltre la testa e il busto esteso dietro a circa 65 gradi. Vediamo c'è prima un avvicinamento un po' più morbido, per cui vi posizionate di fronte alla sedia e mettete i piedi sopra la sedia in modo che la metà, diciamo, del polpaccio rimanga sulla sedia stessa. Prendete i due lati della sedia e adesso allungate le gambe verso l'alto, in su. Stirate bene le gambe in su, inclinate leggermente il busto indietro e tenete le gambe dritte. Adesso, da questa posizione qua, dovete non crollare con la schiena, dovete fare rientrare tutta la schiena del torace in dentro, dalla base fino alla parte centrale, fino alla testa. Allungate bene le gambe in su, tirate bene davanti gli alluci e espirando piegate le ginocchia, tornate con le gambe a terra, Dandasana. Ora proviamo un attimo senza la sedia, perché magari hai difficoltà a riproporre la sedia, va bene lo stesso ovviamente. Come dicevo all'inizio, le signore che diventano la dimostrazione non fanno, come dicevo prima, le posizioni addominali, ma fanno Sutta Virasana, Sutta Balakonasana, che vanno bene come alternativa tenendo 5 punti per uno. Gli altri, vediamo adesso Paripurna Navasana completo senza la sedia, per cui ci mettiamo in Dandasana, poi andiamo a inclinare il busto indietro lentamente e inspirando solleviamo le gambe su, oltre la testa. Stirate bene le gambe in su, fate rientrare tutta la schiena del torace, allungate le braccia davanti e all'altezza dei vostri occhi. Bene, e espirando mentre giù, Dandasana. Bene, chiudiamo le posizioni addominali che ci hanno visto stasera impegnando per un po' di minuti, così abbiamo rinforzato questa zona. E vediamo adesso, dopo aver trovato questa posizione qua, la posizione di Sirsasana, che ho già mostrato, ho già visto anche l'altra settimana, anche questa settimana per i principianti. Abbiamo fatto una versione, diciamo, dell'angolo, ma facciamo la versione tradizionale, per cui prendete tutti il tappetino, ripetiamo due volte, in modo da avere la base d'appoggio corretta, ripiegate la prima volta il tappetino, se metterò vicino in linea con la telecamera per poterci vedere. Vediamo innanzitutto la posizione, come sapete, vediamo le basi fondamentali. Essendo in posizione sulla testa, okay? Dobbiamo mantenere l'appoggio dalla parte esterna dell'avambraccio, dal gomito al polso esterno, ben attivo, per cui i gomiti rimarranno appoggiati a terra della larghezza delle vostre spalle. Estendiamo le dita delle mani in avanti e poggiamo l'esterno del polso a terra, poi intrecciamo le mani e compattiamo le dita fra di loro. Quando facciamo, usate la schiena, solo per entrare in posizione, io uso un supporto per la testa perché ho le braccia lunghe, poi vediamo un attimo questo capitolo. Ovviamente non usatelo se non avete necessità. E quando siamo in questa posizione, nella base appoggio questo, ci appoggiamo sulla parte più alta della testa. Ci appoggiamo sui gomiti, l'avambraccio, ma soprattutto anche sui polsi. Se il peso rimane troppo indietro non riusciamo a salire e non sentiamo i polsi, per cui camminando con i piedi portate il peso anche in avanti, ma continuate a spingere i polsi, rilassate le spalle, allungate le orecchie e inspirando sollevate la gamba destra, ruotate la coscia destra verso il centro, come avete fatto in Sutta Paramusthasana, e poi venite giù e faccio la stessa cosa a sinistra. Okay. Provatelo una volta a destra, una volta a sinistra, facendo 4-5 respiri in posizione elevata, 4-5 respiri in posizione elevata sull'altro lato. Bene, quando avete provato tutti e due i lati, adesso entriamo nella posizione, per cui, come prima, no? Mettiamo le mani in posizione,
spingendo bene i polsi esterni a terra, intrecciando tra le mani con fatta tre dita, stomita del capo in mezzo alle mani, spingete bene i polsi, l'avambraccio esterno, rilassate le spalle, camminate con i piedi, inspirando sollevate la gamba destra, poi con una piccola spinta col piede sinistro venite su anche con l'altra gamba, per riunire le gambe come facevate a terra di Suttapanagustasana. Premete bene l'esterno del polso fino al gomito, mantenete tutto l'avambraccio a terra, ruotato verso il centro, allungate dagli inguini agli alluci le gambe e dal quinto dito verso di voi, assorbite il sacro e sollevate lo soffulcro. Vi sembrerà sempre di essere troppo indietro, guardate un po' più in avanti, quasi a perdere l'equilibrio, andare indietro, lì siete in equilibrio. Rimaniamo in posizione, respirando regolarmente. Adesso proviamo a scendere con la gamba destra lentamente fino a portare la palla del pavimento, incapata. Stirate dal liquide all'alluce destra in avanti. E poi inspirando venite su. Sirsasana, ricompattate i piedi e le gambe. E con la stessa operazione scendiamo a sinistra. E poi torniamo su. Sirsasana. Adesso divaricate le gambe. Upavista con asana e Sirsasana, rilassate gli equilibri frontali. Abbiamo un equilibrio per tutte le posizioni frontali di allungamento. E poi torniamo su. Sirsasana. E lentamente provate a scendere con la gamba opposta prima, giusto per dare un'alternanza. E poi cominciamo, rimanendo a terra, un allungamento in avanti ad Ukha Virasana. Per cui, cominciate a terra, potete mettere anche una coperta sotto la fronte, ad Ukha Virasana. Mantenete bene la spinta delle mani per allungare le braccia. Non fate solo una posizione soltanto per farla, continuate a spingere con le mani, allungare le braccia fino agli inguini frontali. Mantenete bene adesi gli ischi sui talloni mentre vi allungate in avanti. Spingete i due lati del bacino, del torace, scusate, verso il bacino. Bene, usciamo da Ukha Virasana per preparare Janusirsasana. Per cui prendiamo la coperta, la ripieghiamo in questo modo qua, con il tappetino, e cominciamo a destra, prendiamo una cintura e un bolster o una coperta, insomma vediamo quale dei due è più utile, a seconda delle necessità, dei casi, chiaramente non potendo avere un feedback visivo, non so chi può aver bisogno, però se praticate insomma da 2 anni dovreste sapere qual è l'attrezzo che vi serve. Spostate la carne dagli ischi, lateralmente e posteriormente, e ci mettiamo sul lato destro del tappetino come se dovessimo fare Dandasana, ma stiamo facendo Dandasana, per cui da qua allungate le gambe in avanti di Dandasana, prendete la mano sinistra, piegate il ginocchio della gamba sinistra e portate la pianta del piede sinistro all'interno della coscia destra. Mantenete l'azione di Dandasana, per cui allungate dall'inguine alla luce destra in avanti, prendendo il tallone destro a terra, fate scendere dietro le ginocchia, in modo che la gamba rimanga ben stabile a terra, fino al fianco. Vi ricordate quando facciamo prima Suttapanangustasana? Ne ho fatto anche un attimo. Tirate verso di voi il tallone, in modo da sentire questa azione che mantiene il fianco, la gamba distesa, questo destra a terra, giù. Perché non si deve, in questo momento qua, non deve cadere, scivolare in avanti. Col piede spingete moderatamente il piede sinistro per non allungare dall'inguine al ginocchio sinistro e mantenere l'esterno ginocchio sinistro a terra. Questa deve essere la posizione. Se vedete stasera che non rozza a terra, mettete un supporto, una piccola coperta, sotto gli ischi in modo che questo possa scendere più facilmente.
vi sentite più comodi, meglio. Se ancora questo non bastasse, a questo punto mettete un supporto anche all'esterno del ginocchio. Okay? Adesso prendiamo la cintura, creiamo questa asola qua, grande, no? Allarghiamo tutta la cintura e lasciamo lì davanti al piede, così intrecciamo, così è più facile tenere. No? Da qua prepariamo questo Jhana Sirsasana, con una seduta principiante, andiamo direttamente in posizione, Urvastasana in Jhana Sirsasana, non lasciate le mani morbide, va bene, attive, e dalle spalle allungate le braccia in su, rallentate l'interno del braccio indietro, l'esterno in avanti, allungate le braccia in su, ma rilassate le spalle. Inspirate, espirate, andate in avanti, non chiudete la schiena, ma estendete la schiena, andate in avanti, oltre le mani, oltre il piede, ancora. E adesso portate l'addome da sinistra verso destra, per cui l'ombelico verso il ginocchio della gamba destra, abbassate le braccia e prendete la cintura. Tirate con la cintura e voglio sentire che tirando questa trazione mantenete la testa del femore destro indietro e inspirate, allargate i gomiti, espirate, andate ancora in avanti con lo sterno e poi verso la coscia e alla fine portate giù la testa verso il ginocchio. Se non toccate, ok, mettiamo un bolster davanti alla tibia, appena sotto il ginocchio, così potete appoggiare i gomiti sul bolster e la fronte stessa. Jhana Sirsasana. Ok? Inspirate, espirate ancora, teniamo la posizione almeno 40 secondi, un minuto. E poi inspirando venite su, svolgete la schiena e tornate in Dandasana. Spostiamo gli attrezzi, per cui la base di attrezzi sono le coperte, con la coperta e l'obliquo con la parte frontale più avanti, a sinistra, la parte a destra più indietro. E ci mettiamo in Dandasana sul lato sinistro, teniamo a portata di mano tutto quello che ci è servito a destra, normalmente ma anche a sinistra, per cui se riserva il vostro usiamo anche questa parte, Dandasana. Da qua piegate il ginocchio della gamba destra, questa volta, e portate indietro, molto indietro il ginocchio, tra più il fianco, l'anca di destra, e mettete con la mano sinistra la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra. E qua siamo con la preparazione di Jhana Sirsasana a sinistra. Rimettiamo la cintura davanti al piede, in questo modo qua, ok? Sentite, io non lo vedo ovviamente, ma continuo. Spingete il tallone sinistro giù. Con le mani tirate verso di voi il tallone, sentite che l'azione vi mantiene, vi frena l'anca del fianco, la cresta iliaca del fianco sinistro che non deve venire in avanti, deve rimanere qua, in modo che i due lati del bacino rimangano sulla stessa linea in questa fase. Spingete il ginocchio destra a terra, deve esserci un angolo almeno di 90 gradi. Lasciate la cintura, inspirate, Urvastasana in Jhana Sirsasana, per cui allungate le braccia, l'interno del braccio viene indietro, l'esterno viene in avanti. Espirate, inspirate come se dovessimo fare Urva Mukha, espirando come se fare Urva Mukha, ma andiamo in avanti come in Adho Mukha. Ora prendete le mani, prendete la cintura, tirate la cintura, il piede verso di voi, inspirate, espirate, andate in avanti, allargate i gomiti, se avete necessità ovviamente del bolster, prendete il bolster, allargate verso l'esterno i gomiti, e appoggiate l'addome verso la coscia e la testa, la fronte sopra il bolster. Sentite la gamba sinistra di Dandasana, è importante che rimanga dritta, il dito ginocchio sinistro giù, il fianco sinistro fermo, non deve scivolare in avanti. Chiaramente, rimanete in posizione, se avete dei supporti sotto gli ischi, il dietro della coscia non toccherà perché c'è quel margine che ve lo impedisce, ma voi sentite questa sensazione che scende, no? Bene, inspirando venite su. Da Jhana Sirsasana e torniamo in avanti in Dandasana. Queste posizioni possono essere fatte anche durante le mestruazioni, anzi andrebbero venuto bene. Adesso vediamo Ardha Padma Paschimottanasana, per cui Ardha vuol dire al mezzo, Padma è il mezzo Padmasana, Paschimottanasana. Passiamo la mano destra sotto all'esterno del piede sinistro e abbassando il ginocchio, alzando il piede, portiamo verso di noi, come fosse un vassoio, il piede o la pianta rivolta verso l'alto, in modo che il taglio esterno del piede vada alla radice della coscia destra. Ok? Così la posizione
stabile, ferma la coscia destra, qua, come se lo bloccasse, e continuate a far scendere l'esterno ginocchio sinistro giù. Se questo non avviene, non fate venire male al ginocchio, rifate già un Sirsasana. Ah, mi dimenticavo, importante, quando fate queste azioni qua prima, prendete la muscolo del polpaccio e tiratelo in su, in modo che non vi impedisca il ginocchio e non vi crea tensione dopo l'articolazione del ginocchio. Ovviamente queste posizioni sono sconsigliate per chi ha legamenti del ginocchio lesionati, per cui fate piuttosto già un Sirsasana. Da questa posizione qua tenete la portata di mano gli attrezzi di prima, ok? Per cui la cintura, il bolster, mettiamo in questa posizione qua. Molto bene. Se il ginocchio non tocca, mettete un supporto, in modo che il ginocchio non rimanga nel vuoto, si possa appoggiare, così si rilassa tutto l'esterno del fianco. Inspirate, come prima, Urdhvastasana in Ardha Padma Paschimottanasana. Inspirate e espirate, andate in avanti, in avanti, in avanti, senza fretta la schiena, ma estendete la schiena. Ora prendete i due lati della cintura, allargate i gomiti e venite in avanti, appoggiando l'addome verso il piede, diciamo, e la fronte sul ginocchio o sul bolster. I gomiti, appoggiate i gomiti sui gomiti, appoggiate i gomiti sul bolster, ma tirate i gomiti in avanti verso l'esterno. E qua teniamo la posizione dei 40 secondi o un minuto. Bene, e inspirando mente su, quando siete in posizione, ritogliete, mettete di nuovo la mano sotto la tibia, prendete il piede, appoggiate a terra e allungate la gamba, per cui sull'altro lato. Qui spostate la canna dei dischi di Dandasana, chiediamo il ginocchio della gamba sinistra, portiamo il ginocchio sinistro indietro, poi con la mano sinistra, per cui scusate, prendete con la mano destra il ginocchio della gamba destra, portate il ginocchio destro indietro, con la mano sinistra spostate il polpaccio sinistro in avanti, fate scendere il ginocchio, mettete il piede, la mano sinistra all'esterno del piede destro, ok? Sollevate il piede, portate verso la radice della coscia, per cui al limite frontale, il taglio esterno del piede di destra, terra Ardha Padma Paschimottanasana, a sinistra. Anche qua se il ginocchio io faccio l'errore, o l'errore, o non riesco, sollevato, ok, prima alzate il bacino, se non basta, mettiamo, se manca poco, mettete un supporto, io messo un altro tappeto, cioè, va bene, non è che deve esserci tanto. Chiaramente se è una roba del genere dovete alzare il bacino, ma vuol dire che siete un po' troppo forzati, in questo caso rifate già un Sirsasana, ok? Da qua posizionate il vostro bel bolster, magari in questo esercizio, dopo le posizioni di allungamento in avanti, no, che abbiamo fatto i piedi e i precedenti, quali già un Sirsasana, vi sentite un po' più flessibili, potete anche non mettere il bolster. Siamo in una fase in cui intermedia, siamo già in uno studio più avanzato rispetto a un principiante, per cui possiamo permetterci di fare esperienza. Tutto sempre nel vostro sentire, dovete sentire appunto cosa vi permette di fare oggi quest'asana, se potete farla, come potete farla. Guardate, potete anche decidere di farla, andate avanti, chi magari ha difficoltà, non nelle anche ma ancora nella schiena, ok? Mette la sedia e fa la stessa posizione con la mano sulla schiena. Sullo schiena della sedia, va benissimo lo stesso, è appoggiata la fronte a terra. Perché vuol dire che stiamo liberando il sacro, gli immini frontali e il sacro, la sacroria posteriore, ma dobbiamo liberare ancora le vertebre basse lombare, la tengo la sedia. Bene, togliete gli attrezzi, tornate su. Adesso facciamo un'altra posizione da seduti in avanti, si chiama Triangha Mudra Paschimottanasana, un po' un show di lingua, ma non è così difficile. Prendiamo gli attrezzi che abbiamo sotto, mettiamoli diversamente. Ricordate, li impiegate in questo modo qua. Okay, dobbiamo fare questa posizione che è un allungamento in avanti, prendendo i punti sui tre articolazioni della gamba, per cui caviglia, ginocchio, anca. Si parte per cui da Dandasana, mettete la coperta un po' verso destra, come avete visto la posizionata, spostate la carne degli dischi e piegate il ginocchio dalla gamba sinistra verso di voi, portate proprio la pianta
mantenete la pianta a terra, quindi la tibia verso il femore e il femore verso di voi. Adesso ruotate la gamba verso l'esterno, il piede verso l'esterno, e spostate proprio il braccio in fuori. Che cosa vi ricorda questa? È la gamba di Virasana. Se volete, io cado, faccio un po' enfatizzo l'errore, cado molto sul fianco d'appoggio. Allora in questo caso mi sollevo, piego leggermente la coperta, ok, che va a tenere, sostenere il fianco della coscia destra, vedete che sono molto più dritto adesso. Per cui i due lati del bacino sono sulla stessa linea, non cado più sulla destra, sono appoggiato sull'istio e sulla tibia e i metatarsi del piede di sinistra, della gamba di sinistra che fa Virasana, mentre l'altra gamba fa Dandasana, come le altre precedenti posizioni, diciamo Sirsasana e Triangolo Micapada Paschimottanasana, non fa eccezione. Per cui da qua, come prima, noi mettiamo il nostro bel poster, no? Versione intermedia, diciamo, e poi mettiamo la cintura in avanti. Tiriamo verso di noi la cintura per sentire bene l'azione della gamba estesa di Dandasana e la schiena estesa, il fianco, la cresta iliaca di destra dritta, mantenete giù l'azione del piede, mi raccomando, allungate bene i metatarsi indietro e allungate le braccia in su di Urbhastasana, in Triangolo Micapada Paschimottanasana, inspirate, stendete la schiena, espirate, andate in avanti, non crollate con le braccia, andate in avanti, oltre il piede, ancora, ancora, andate avanti oltre il piede con le mani, polsi, avambracci, ora prendete la cintura, mantenete la schiena estesa. Tirate verso di voi il piede della gamba destra di Dandasana, allargate i gomiti in avanti e portate giù l'addome verso la coscia, quando avete bisogno di ruotare l'addome, cioè più dritto, no? E avvicinate adesso il torace alla coscia e appoggiate la fronte sul poster. Anche qua teniamo la posizione dai 40 secondi a un minuto. Espirate, respirate ancora una volta in posizione, inspirando mentre su. Togliete il poster lentamente, riallungate la gamba di Virasana, facendo Dandasana, si sente il beneficio della posizione di Dandasana dopo questo mezzo Virasana, diciamo, sull'altro lato. Provo a mettermi un attimo di lato per vedere una prospettiva anche diversa. Non mi piace perché non ci vediamo, però magari si vede una cosa diversa, scusate un attimo che preparo solo i miei attrezzi. E poi mettete la coperta, come dicevo prima, in questa posizione qua. Adesso la gamba destra è piegata indietro di Virasana, ok? Qui da Dandasana piego il ginocchio, porto la pianta verso di me, ruoto verso l'esterno il piede, che rimane convergente vicino al fianco destro, la gamba, guardate di spostare col braccio destro verso esterno, ecco qua non vedete di fianco, per cui lo faccio vedere anche se non si nota bene, sollevate, fate una piccola lingua, no? All'esterno della coscia sinistra che contiene mantiene la gamba sinistra di Dandasana in avanti, allungate dagli inguini all'alluce, vedete, giù, allungate bene tutto il metatarso della gamba destra, tutti i dita del piede destro, liberate bene il piede destro di Virasana. Mettete il bolster davanti a voi, sotto, la cintura, incrociate i lati del piede con la cintura e allungate le braccia di Urbhastasana, tirate sulle braccia, estendete la schiena, espirate, andate avanti, prendete adesso la cintura, allargate i gomiti verso l'esterno e appoggiate l'addome verso la coscia e appoggiate la fronte sul poster, ma se notate voi avete la testa sul poster che è sotto il ginocchio, per cui nella Sirsasana potremmo andare giù completamente, no? Portando bene tutta la coscia, ok? L'addome sulla coscia e la fronte, appunto, diciamo Sirsasana, dico di Triangolo Micapada, ma anche qua la fronte appoggiata sul ginocchio, come diciamo Sirsasana. Vediamo anche qua la posizione circa 40 secondi, un minuto. E poi espirate, inspirando, venite su. Allunghiamo le gambe in avanti. Dandasana. Adesso facciamo una piccola torsione. Base a terra, Vajrasana 1. Per cui prendete il poster. Mettiamo una coperta sopra, se avete un poster un po'
di riscarico, se il booster invece è bello alto ne basta uno. Vedete il booster, dovendo ruotare a destra, un po' spostato a sinistra, vi sedete sopra il booster in Dandasana, allungate le gambe in avanti, poi raccogliete le gambe, no? E portate tutte e due i piedi e le gambe a destra, in modo che il collo del piede destro sia sopra la pianta del piede sinistro. Guardate, faccio vedere di lato, il collo del piede, no? Sopra la pianta del piede. In questa posizione qua siamo con le ginocchia unite fra di loro, che sono in mezzo ai due lati del bacino, in mezzo alle creste iliache. Se crolliamo, vedete, vi faccio l'errore molto sul fianco sinistro, non riusciamo a sostenerlo, allora fate dietro un orecchio con la coperta, ok? E lo mettete sotto l'ischio corrispondente a sinistra, per cui riporto il peso sull'interno della posizione. Ok? Da qua metto le mani vicino a me sui fianchi, cioè vicino in franca terra, poi allunghiamo le braccia di Urbastasana, in Bharvajasana, ruotiamo verso la sinistra, mettiamo il dorso della mano destra verso il ginocchio sinistro, l'altra mano sul booster. Inspiro e allungo le braccia e ruoto. Contengo le costole sinistra in dentro e ruoto l'addome da destra verso sinistra, per cui tutte le costole di destra ruotano verso sinistra. Ho iniziato a sinistra, mi scusate, di solito sinistra a destra, però sono partito così, così in modo istintivo, diciamo. E girate la testa indietro. Mantenete la spinta del piede destro che mantiene il fianco destro giù, non deve salire questo giù, ma ruotate tutte queste costole qua dove metto la mano, da destra verso sinistra. Inspirate ed espirando tornate indietro. Adesso andiamo a destra, di solito si inizia a destra, perdonatevi, credo che non sia importante. Ci mettiamo in Dandasana, sopra il booster in centro, allunghiamo le gambe in avanti, raccogliamo le gambe, no? E poi le portiamo con i piedi uniti verso sinistra, questa volta tenendo le ginocchia unite, sarà il collo del piede sinistro che spinge la pianta del piede destro. Piegate, fate un orecchio con la coperta dietro di voi, lo mettete sotto l'ischio della coscia destra, in modo da portare bene anche il peso sull'interno della posizione, cioè sull'esterno della posizione, che in questo caso è il fianco di sinistra. Le ginocchia non cadono in avanti, portatele verso di voi, mantenete le mani vicine ai fianchi. Inspirate Urbastasana in Bharvajasana 1, ruotate verso l'interno, verso destra, andate a mettere il dorso della mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e la mano destra sul booster, e fate così un'azione di leva che vi permette di ruotare verso destra. Anche qua contenete le costole, non devono uscire di destra, le costole tornano in centro e ruotate tutto l'addome, le costole di sinistra verso destra. Mantenete giù il fianco sinistro qua. Inspirate, espirando ruotate, ruotate anche la testa. Inspirate, espirando ruotate ed espirare e tornare indietro. Bene, torniamo in centro, mettiamoci in centro per un attimo, gambe incrociate, Dandasana, e facciamo Baddha-Konasana. Per cui prima di due col booster, spostate ovviamente le orecchie dalla coperta, allungate le gambe in avanti, Dandasana, poi piegate le ginocchia, Baddha-Konasana, portate i talloni verso di voi, ok? Prendete con le mani la punta dei piedi, le dita dei piedi, e spingendo con i piedi spostate dall'interno verso l'esterno, l'interno delle cosce, verso le ginocchia, verso il pavimento, allungate le braccia, e premendo gli ischi sollevate l'addome, sollevate il busto. Baddha-Konasana. Se avete difficoltà a prendere le mani perché c'è un po' di rigidità nella schiena o negli inguini, prendete una cintura, mettete quella di prima all'esterno dei piedi, però prendete la cintura molto vicino ai piedi e fate leva sulla cintura, che ci permette di aprire bene anche le spalle, no? Magari invece se non riesco a prenderlo perché sono chiuso di schiena, di lombari, o gli inguini sono molto chiusi, allora questo ci dà una mano in più.
tiro la cintura, apro bene le spalle, spingo gli ischi, tiro sulle spalle degli ischi, con le mani ho una buona presa, posso per cui aprire bene le spalle che non rimangono chiuse, assorbo le scapole, poi spingo con i piedi verso l'esterno le ginocchia, questa azione qua, in giù, in giù, in giù, in giù e verso l'esterno. Ok? Ancora un paio di secondi, respirate, avete pazienza che tutti i muscoli tesi si rilassino e i muscoli più deboli si rinforzino, perché qua c'è anche questa azione, come in tutte le asana. Bene, e espirando chiudiamo la posizione, dandasana, e adesso ci prepariamo per un'altra posizione rovesciata che è ben conosciuta nella Yenge, che sarà Sarvangasana, per cui prendiamo i supporti dovuti, per cui ci serve delle coperte, per chi non ha i supporti rigidi vi consiglio 4 coperte, ok? Per chi ha anche i fogli, i supporti rigidi li può utilizzare, che vanno ovviamente molto bene. Per cui prendiamo la coperta numero 1, diciamo, e la mettiamo aperta in questo modo sul tappetino. Il supporto per le spalle, il form, se lo avessi utilizzi, perché diciamo che ha un'altezza quasi di 2 coperte abbondanti, quasi 3, e poi ancora una coperta. Io faccio adesso vedere la dimostrazione della sequenza di quello che intendevo farvi praticare stasera, e poi lo praticate, e poi mettete eventualmente una seconda coperta, diciamo che rende la pratica un po' più comoda per le spalle. Perché prendiamo la nostra altra coperta, questo modo qua, abbiamo il nostro bel supporto. La prima coperta l'ho messa sotto in modo da poter appoggiare poi l'occipite, che diciamo è un po' più corrente, il tappetino un po' duro. Poi mettiamo dietro di noi la nostra bella sedia. A quale distanza? Allora, vi sedete in Dandasana, che vi sono visto più volte oggi per fare e per entrare in posizione, in modo che con Dandasana, dove noi avremo le spalle, quando facciamo Ardha Lasana o Sarvangasana avremo la stessa distanza, perché guardate i piedi finiscono sotto, lo stesso tra quelli che si mettiamo sopra, a metà della sedia, così abbiamo la distanza giusta per appoggiare i piedi dopo, perché se cominciamo a avere la sedia lontana la cerchiamo con i piedi diventa poi un problema, o se è troppo vicino andiamo oltre e non ci serve più la sedia. Per cui da qua prendete la distanza giusta anche dalla cintura, per cui cintura, larghezza diciamo del torace. Ovviamente chi ha l'illustrazione non fa Sarvangasana, ma fa Setubandha Sarvangasana, che va molto bene, e poi Shavasana ovviamente. Per cui vi sdraiate a terra, mettendo la cintura al polso della mano destra, ok? E vi sdraiate a terra, dicevo, in posizione supina, con le spalle sopra il torace, sopra il supporto, scusate, il collo, la testa fuori. Questa fase è importante, non rimanete con la testa dentro o troppo lontani. Il bordo supporto sul bordo delle spalle, con le mani, senza solo la testa, estendete la pelle del collo fino all'occipite, poi portate le mani giù a terra di fronte a voi. Piegate le ginocchia, raccogliete le gambe, posizione un po' addominale questa, adesso sollevo il bacino, appoggio le punte dei piedi a terra. Vedete che le gambe sono dritte, ma la schiena è ancora un po' storta. Io vi giro la testa, ma non fatelo mai, se non la giro, si trova perché vuoi, per evitarmi male al collo. Adesso allungate le braccia in avanti, allungherete le braccia in avanti, io sto facendo la dimostrazione, e spingete i polsi giù. Vedete che come spingo i polsi, i gomiti giù, la schiena si solleva e diventa, diciamo, dritta, perpendicolare rispetto al pavimento. Poi portate la cintura all'altro polso e spingete i polsi giù. Poi portate la cintura ai gomiti e spingete i polsi e i gomiti giù. Ci siete? Adesso quando è finito, intrecciati dalle mani, ruotate i palmi in fuori e aprite così una spalla alla volta. A questo punto portate i gomiti giù e le mani sulla schiena. Io preferisco personalmente mettere la mano sulla pelle, per cui sulla pelle della schiena ovviamente, tolgo la maglietta, ok? Non è esibizione, è solo per sentire meglio la pelle, perché se sento la pelle sento meglio anche quello che c'è sotto, no? Non ho il filtro della maglietta. Tenete le gambe dritte e faremo Ekapada, per cui allunghiamo, ruotando verso il centro la coscia, la gamba destra verso l'alto, tengo la gamba sinistra, palle al pavimento. Dopo facciamo Ekapada a sinistra, ok? Poi veniamo giù, lo facciamo 2 volte a destra,
una volta a sinistra, poi veniamo su, e veniamo su con tutti e due le gambe e facciamo Sarabhasana Arangasana. Dopodiché gli dirò, ti caricate le gambe come hai fatto in Sirshasana, Upanishtakonasana in Sarvangasana, poi veniamo su, Baddha Konasana in Sarvangasana, piante le piedi unite come abbiamo visto all'inizio, seduti, Baddha Konasana. Poi veniamo su e portiamo una gamba alla volta in giù, Ardhanasana. E qua. Ci rilassiamo, salutiamo, va bene, no? Bene, tolgo la cintura, ricordo la schiena lentamente e torno indietro. Per cui preparate gli attrezzi, preparatevi. Eseguo velocemente le posizioni con voi, voi mettete il tempo che io vi descrivo. Per cui spalle in linea con il supporto, testa e collo fuori, raccolgo le gambe, tendo la cintura alla mano destra, porto i piedi indietro. Cintura alla mano in posto sinistra, lungo, braccia, spalle, gomiti a terra in avanti, e spingo e vuoto le spalle, metto la cintura e gomiti, intreccio le dita delle mani, ruotare io sulle esterne i palmi e metto le mani sulla schiena. Asana, Ardhanasana. Adesso inspiro, sollevo la gamba a destra su, e Kapala Sarvangasana a destra, due respiri, uno, due, vengo giù, e Kapala Sarvangasana a sinistra, uno, due, giù, e via di nuovo, a destra, uno, due, giù, e Kapala Sarvangasana a sinistra, uno, due, giù, e adesso Sarvangasana, vengo su, Sarvangasana, rilassate la gola, il collo, sentite Sarvangasana, vedere se è fatto bene, o potete sentire, vedete avere proprio il torace, lo sterno appoggiato al mento, o meno al mento appoggiato allo sterno che è salito, le spalle ben aperte, le scapole non in fuori, in dentro, e sollevate da limina gli alici e le gambe, rilassate il sacro, il vostro pubblico viene verso di voi, il sacro va verso i piedi. Adesso separate qualche centimetro i piedi, appoggiate l'interno degli alici e separate i talloni verso l'esterno. Adesso unite i piedi, Sarvangasana, divaricate le gambe, appoggiate i talloni, gli inguini allungati verso l'esterno, gli alluci e poi portate gli alluci in giù, stirate le ginocchia, gli alluci verso il pavimento e il quinto dito verso di voi. Mantenete azione della spinta dei gomiti, non lasciate che i gomiti diventino leggeri, i gomiti ben pesanti. Espirate, inspirate ancora. Poi inspirando venite su, Baddha Konasana in Sarvangasana. Espirate, inspirando Sarvangasana. Adesso espirando fate il becca padre, venite giù con la gamba destra, gamba sinistra, Ardhanasana, appoggiatevi sulla punta dei piedi, mantenete i gomiti bene attivi, sollevate l'interno, la parte frontale delle cosce, la parte qua, questa zona vicino agli inguini frontali, che sale, sale, immaginate qualcuno ve le tiene su, spingendo i gomiti potete far salire quella parte lì, spingendo la punta dei piedi a terra, i talloni estesi indietro. Bene, togliete la cintura, assecondate, mettete mai sulla schiena la posizione di ritorno, chiudete le ginocchia e venite giù lentamente. Adesso scivolate indietro, proprio lentamente, fino a portare la testa, il collo e anche le scapole a terra. E allungate le gambe in questa transizione, poi per rilassare tutta la schiena.
signore che non si tubanda se mangasana fanno ovviamente shavasana. Gli altri ruotano sul fianco e facciamo prima di shavasana, dopo tutte le posizioni diciamo in avanti, seguire per addominali, facciamo setubandha sarvangasana, per cui tenete due coperte, ripiegate una volta in più, una, due, gli altri attrezzi non vi servono più, spostateli pure, prendete un mattone, ok? E lo metteremo alto sotto l'osso sacro, per cui vi mettete, spostate anche la sedia ovviamente, posizione supina, con le spalle e la testa sotto la coperta, i piedi larghi contro il bacino, sollevate le cosce e mettete sotto l'osso sacro il mattone, questa posizione qua è una parte, la porzione lunga del mattone, sotto l'osso sacro, proprio in mezzo. Mantenete i gomiti, i ginocchia interne convergenti, i piedi che spingono, e allungate le braccia in avanti, ruotate le spalle e sollevate il torace. Adesso, mantenendo questa azione, allungate lentamente una gamba alla volta in avanti, stirate le ginocchia dagli inguini agli alluci, allungate l'interno delle gambe e chiudete il piede verso di voi. E continuate l'azione delle braccia, dell'apertura delle spalle e il torace che sale verso la testa. Respirate, vi raccomando, allargate bene l'inspirazione, la cassa toracica inferiore, centrale, portate l'aria fino in alto, mantenete l'azione di apertura, dell'apertura col respiro del torace, ma la spinta delle mani, delle braccia aperte e dei talloni che giù spingono e allungano le gambe, è importante, i gomiti frontali lunghi, non lasciate cadere il sacro sul mattone, idealmente dovreste sollevare il sacro dal mattone, lo diciamo. Bene, ripiegate le ginocchia, inspirare, sollevare il bacino e portare giù il bacino e la schiena a terra. E adesso concludiamo con questa posizione qua, per una versione diciamo più morbida, più soft, usando due poster. Per cui prendete il primo poster, lo mettete sulla parte diciamo anteriore del tappetino, poi prendete l'altro poster, scusate un attimo che lo vado a prendere anche io, e lo mettiamo nella parte centrale del tappetino, questa posizione qua, ok? Togliete le coperte, ne avete solo una bassa per la nuca, poi vi mettete con i piedi, con i talloni sopra il centro del tallone del poster e l'altro poster posizionato sotto l'osso sacro, non sulle lombari, i piedi larghi contro il bacino. In questo setubandha sarvangasana passivo possono fare anche il signore con le mestruazioni e ruotate dall'interno verso l'esterno l'interno delle braccia fino ai palmi e in questa posizione qua come se fossi in shavasana lasciate abbandonare tutto il corpo a terra che si rilassa dopo l'intensa pratica di questa sera in queste posizioni addominali in avanti con le varianti e il sarvangasana e il sirshasana. Portate attenzione al corpo, al respiro. Abbandonate tutto il corpo, sostenuto dagli attrezzi, dei poster, dalla coperta sotto la testa, del tappetino. Teniamo la posizione ancora un minuto. Adesso appoggiando i piedi a terra, o meglio anche sul poster, inspirando sollevate il bacino, togliete il primo poster, spostate il poster dei piedi, poi tenete un poster che tenete per shavasana. Per cui in shavasana mettete i talloni uniti e i piedi rilassati, poi appoggiate il poster sulla parte alta delle cosce, vicino diciamo alla radice delle cosce, spostate le carne dei dischi in avanti,
Poi con le mani passate la mano sotto l'ascella del braccio opposto, prendete la scapola e tirate in avanti, con la stessa operazione sull'altro lato, e mantenete le braccia aperte di circa 30 gradi al torace, lasciate, chiudete gli occhi, chiudete la bocca, rilassate la bocca aumentando il punto di contatto delle labbra, rilassate la lingua del palato inferiore, rilassate gli occhi abbassando le palpebre e fate scendere gli occhi verso la parte posteriore della testa. Rilassate il senso dell'udito, interiorizzando, ascoltando il vostro respiro e la frequenza del vostro cuore. Shavasana. Se arrivano pensieri, immagini dalla mente, riportate l'attenzione al respiro. Se arrivano suoni, rumori dall'ambiente, riportate l'attenzione al respiro. Shavasana. Rimanete in osservazione passiva del vostro corpo che si rilassa in Shavasana. A ogni ispirazione, sotto ogni espirazione, lasciate che il corpo diventi sempre più pesante verso il tappetino, che ogni membro del corpo, partendo dall'involucro esterno, quello che non abbiamo più presente, la pelle, i muscoli, fino alla struttura, lo scheletro, si possano finalmente distendere, rilassare. Calma, muovete gli estremi muovendo le dita dei piedi e delle mani e raccogliete le gambe come consuetudine, ruotate sul fianco destro e poi veniamo seduti sul bolster in svastikasana con le mani giunte. Tre respiri profondi a seguire tre respiri istintivi naturali. Namaste, mi è sempre mi avvicino un po' per seguire un po' i commenti del momento. Monica Grasso, ha visto la lezione bene? Ringrazio per l'attenzione, spero non ci sia stati troppi problemi di visione, di comprensione. Avete la possibilità di rivedere eventualmente il video anche su YouTube se avete il piacere di rivedere la lezione e capire qualcosa che magari non è stato molto chiaro, perché magari in diretta a volte le cose vengono colte con un po' di ritardo, no? Se avete poi dei commenti da fare potete fare direttamente anche adesso sulla chat scrivendo, in modo che io possa interagire con voi eventualmente in secondo tempo, oppure potete anche scrivermi in un secondo tempo per poter comunicarvi quello che evidentemente non è stato chiaro o avete ancora da capire. Non vi demoralizzate se è un incontro, diciamo, iniziale, perché magari avete un po' difficoltà a capire le cose, però come sempre in tutti gli aspetti, e questa filosofia non fa eccezione, nello studio delle asana ci vuole tempo prima di comprendere, proprio la comprensione dal punto di vista didattico è un'esperienza, non è immediata, ci vuole pratica, però le cose poi succedono, arrivano. Vi ricordo, per chi ha la possibilità e che vuole contribuire per l'associazione che sta mantenendo ancora in vita, altrimenti l'aspetto, diciamo, delle nostre spese si sono, per cui se volete contribuire appunto con un contributo all'associazione, di mandare attraverso il codice IBAN il vostro contributo, o Satispay, o se non potete va bene lo stesso chiaramente. Domani non c'è lezioni, Yoga Don ritorna venerdì alle ore 13 per lezione principianti, per cui
perché inizia o comunque che ha praticato da poco tempo, e sabato invece ci sarà un'altra lezione, invece come oggi, per un livello intermedio, per cui con la mia collega Manuela Zanna, che mostrerà questa lezione. Spero che sia andato tutto bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Namaste.